Mister, gara importante come tutte al comunale contro un avversario che sta bene. È chiaro che però in casa l'Entella deve cercare in tutti i modi di fare il risultato. Sì, adesso arrivano le partite, diciamo che valgono tantissimo. Una di queste è proprio contro il Pisa, dove dobbiamo tirar fuori una prestazione, diciamo, alta. Dobbiamo essere convinti su ogni cosa da fare in campo. Bisogna cercare di dare il meglio di noi stessi, perché adesso cominciamo a entrare nel vivo proprio del campionato, quindi di conseguenza dobbiamo essere bravi. A proposito di questo, che settimana è stata e come sta la squadra? Settimana è stata una settimana positiva, positiva sotto tanti aspetti perché comunque si è potuto finalmente lavorare. Quindi la squadra è cresciuta molto sotto l'aspetto atletico, soprattutto anche sotto l'aspetto tattico. Hanno preso più consapevolezza ancora di più delle cose da fare in campo e quindi questo mi lascia ben sperare, anche se chiaramente incontriamo una squadra che ha dei valori assoluti molto alti, soprattutto con le individualità e soprattutto con la volontà che hanno. È una squadra che comunque il Pisa non si dà mai per vinta, che lotta su ogni pallone, quindi saremo veramente stimolati a fare una grande partita. Lo diceva lei, una squadra che oltretutto sta bene, viene a diversi risultati utili consecutivi. Sarà importante star lì anche mentalmente, no? Dopo Verona raccontava, noi dobbiamo continuare a giocare senza pensare agli avversari e rimanere sempre concentrati fino all'ultimo secondo, che poi in questo campionato può succedergli tutto. Sì, c'è veramente da lottare su ogni pallone, perché questa è una squadra che dà l'anima in campo, quindi se noi scendiamo in campo un po' al di sotto di queste aspettative qui, sicuramente passiamo i guai, quindi di conseguenza grande attenzione, sappiamo quello che troviamo e assolutamente dobbiamo cercare di portare i punti a casa. Ultima, che cosa può dare Capello Lentella? Ma Capello già ha dato un bel po' in questi 2 o 3 giorni di allenamento che ha fatto, perché ha dato entusiasmo, ha dato subito una sterzata, diciamo, alla squadra. E ho visto molto, molto, è venuto con lo spirito giusto, che è una cosa importante. Poi ha qualità, perché c'ha forza nelle gambe, c'ha qualità tecniche, insomma è un giocatore che sicuramente ci può dare una mano.